Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Icaro Rubicone. Siete sintonizzati sui 90.0 e con noi, con me in questo momento, ci sono Valentina Chico e Gisella Sanislò. Non ho detto Sì. male! No, sei andata Sanislò. vicinissima, Sanislò, 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 io che ti guarda, stia eri quasi perfetta. accenti. Siete qui con me questa sera perché alle ore 21 al Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone andrete in scena con la pièce teatrale scritta da Stefano Benni, Le pecore nere. Giusto? Voi Giusto. siete due delle quattro pecore nere che saranno sul palco questa sera. Esatto. Io, ragazze, vi voglio chiedere una cosa perché guardavo un po' i personaggi, no? Il Labrador, io sono curiosa di sapere chi interpreta il Labrador. Sei tu! Ho Labrador beccato il c'è. Labrador. Sono la Labrador. La Labrador, com'è interpretare un Un cane? cane, una cagna a teatro. Detto Diciamo così è che ti libera da bruttissimo. qualsiasi problema, diciamo, di giudizio. Puoi sempre dire Esatto. facevo una cagna. Esatto. È la prima cagna che interpreto in vita mia. Non c'è male. Questo ti rende merito comunque. Infatti, sei stata una scelta del regista di Alessandro Tedeschi. No, beh, è particolare quando lavori sugli animali. Poi nel caso di Stefano, il mondo degli animali è un mondo molto presente nel suo immaginario, diciamo. E quindi quando interpreti gli animali, poi tutto sta a interpretare il grado di animalità, perché poi c'è un po' un animale in ognuno di noi, no? Vero. E quindi abbiamo dato un livello che insomma è a cavallo tra l'umano e l'animale, ma in realtà poi il tema che lei affronta è un tema assolutamente tutto sommato, insomma, che può essere un tema anche umano, che è il tema di in qualche modo non riuscire ad amare il suo padrone, quindi non riuscire ad amare una persona che tu quasi per costituzione dovresti amare, quasi per natura Esatto, è dovresti stranissimo un amare. cane che non Esatto. ama il proprio padrone. E va a finire dallo psicologo per questo, molto carina, molto dolce, perché insomma vive un senso di colpa, ma insomma se ci pensi è una cosa che può capitare a tutti quanti nella vita, di ritrovarsi con qualcuno vicino che dici com'è possibile che non lo amo, tutte queste attenzioni, Eppure. eppure io non lo amo. Eppure. Ma e quindi il cane, il Labrador, lo interpreta Valentina Chico. Sono io. Poi ci sono altri tre personaggi. Gisella, tu che interpreti? E io interpreto Ida, che è questa signora anziana che vive in questo ospizio, alla quale capiteranno una serie di vicende durante questa nottata un po' speciale che vive nell'ospizio, che le servirà fondamentalmente a rompere la routine nella quale è stata costretta, poverina. Perché c'è la storia, praticamente narra di queste tre, il cane, due ragazze. Che fanno Elisa Marinoni, che interpreta la protagonista di una serie TV. Di una soap opera, anzi, Addirittura. sudamericana, che si chiama, oddio, sai che ho un buco di Non mi memoria sul ricordo. nome del. Però è questa attrice, insomma, che interpreta Marisol. Marisol, che interpreta questa, insomma, protagonista di una serie, di una soap opera. E poi c'è un'ape, c'è un'altra attrice che fa, che è Valentina Addirittura. Mirando, che interpreta un'ape. Due Valentine, Due quindi. Valentine che fanno due animali, appunto, proprio a sottolineare l'amore di Stefano, no, per certi personaggi. Anche Che mischia, surreali. surreali, sì, che però mischia insieme delle tematiche che riguardano anche noi esseri umani, no? Utilizza delle metafore in qualche Esatto, modo, no? e questi personaggi hanno in comune con la vecchia il fatto di ritrovarsi in una condizione di disagio che può essere dovuta Esatto. alla loro propria natura, e quindi intrappolati in questa natura, così come la vecchia è intrappolata In nella un sua ospizio. suicida, anche in un corpo, diciamo, che ormai marcisce, ma con un'anima ancora viva. E in qualche modo tutte queste donne, poi questi tre personaggi, uscendo dal mondo della televisione a cui è inchiodata questa vecchia, scendono e sono lì per sollecitare e creare in qualche modo una magia intorno a questa signora. A risvegliare, no, l'animo di questa donna che è stata un po' dimenticata lì dentro, che Solo invece Benni poteva solo scrivere una Benni poteva cosa del scrivere una cosa genere. del genere. Sì, Ma molto. nonostante siano comunque personaggi molto surreali, da come un po' avete raccontato voi, quanto può esserci di vero? Sono tutti personaggi che comunque rispecchiano tantissimo la realtà. Parlavamo prima del cane. Che comunque rispecchia personaggi femminili, ma anche umani, comunque, Certo. che sono Beh, nella nostra quotidianità. assolutamente, certo. Quanto vi sentite come personaggi che interpretate? La dico piano questa domanda perché va molto sul personale, immagino, però
Ma no, mi no, piace io non... essere cattiva. Non so se mi sento come Ida, mi sono molto affezionata ad Ida e vorrei fare solamente lei adesso, di qui in avanti vorrei fare solo Ida. La verità è che tocca un tema che ci riguarda tutti in maniera differente nelle varie fasi della vita, no? Lei ovviamente, Stefano racconta di una donna molto più anziana di me, però in realtà il cambiamento del corpo e come questo ci fa vedere in maniera diversa dagli altri ci riguarda tantissimo, no? E anche il fatto che le persone di una certa età o comunque noi cambiando nell'arco degli anni cambiamo i nostri ritmi e per questo non veniamo più così facilmente inseriti all'interno della società e dei ritmi quotidiani delle altre persone e in qualche modo per questo veniamo emarginati, no? Certo. E quindi in qualche modo questo è un tema che mi avvicina, no, Aida? Poi è meraviglioso perché racconta quanto questa persona, come probabilmente molte persone di una certa età, si senta ancora giovane in realtà. È il corpo che cambia, ma l'anima è giovane, è fresca, non è necessariamente in decadenza. Il corpo non segue la mente, è il problema. No, non poi sempre, non sempre, no. Il problema sostanzialmente credo che sia quello. Mm. Quindi vedremo una commedia sostanzialmente questa sì. sera e allo stesso tempo però una commedia che ci farà riflettere, suppongo, come tutto ciò che scrive poi Benny, perché... Diciamo che la qualità, adesso è un po' difficile dirlo perché è uno spettacolo che sai che gli spettacoli li capisci, li capiamo anche noi, più li porti in scena più li capisci anche da dentro. Certo. Perché quando sei lì all'inizio sei in un mondo che è un po', no, lontano dal piano piano, c'è anche una parabola di avvicinamento e di, come dire, scoperta reciproca. Credo che una qualità, mi sembra di percepire, di questo spettacolo è che poi non è, cioè ti arriva in modo non logico questo messaggio, cioè capito, non di testa, ma c'è qualcosa poi di pancia che ti smuove e quindi nel momento in cui tu poi stai ridendo e stai ridendo di cuore, speriamo, di certe situazioni, hai questa percezione invece proprio di una amarezza o di una malinconia o comunque di qualcosa di tenero, di più intimo che ti muove. Insomma, questo è quello che abbiamo potuto raccogliere da queste tre repliche che abbiamo. Ecco, infatti anche questo vi volevo chiedere, perché questa è la quarta volta che andate in scena, la o la terza? La terza, e poi comunque ci saranno altre date anche più avanti. Avete anche altri progetti personali diversi? Sì, come attrici tu dici. Certo, sì. Esattamente. Sì, io adesso, insomma, non con lo stesso gruppo, ma io sarò in scena al Teatro di Rifredi a Firenze con La Bastarda di Istanbul, che è uno spettacolo che portiamo in scena da 2 anni, e facciamo una tournée anche in Friuli e in Veneto, e questo a partire da febbraio, mentre ora subito sono stata coinvolta in questo nuovo spettacolo tratto dal libro di Lucia Annibali, Io ci sono, sì, dell'avvocatessa. E so che adesso uscirà anche una fiction, penso girato, di sì, esatto. Sì, hanno comprato, acquistato i diritti del libro e ne hanno fatto uno spettacolo teatrale. Io non interpreterò lei, la protagonista è Alice Spisa, mentre farò l'altra donna di lui. Anche molto. Andremo in scena al Teatro Dante di Campi Bisenzio il 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quindi più o meno io riflettevo un po' anche sulle vostre carriere, no? C'è chi più è improntata al teatro, di voi quattro intendo, sì, adesso le altre sì, due sì, non ci sono al momento, possiamo parlare però parlatene tranquillamente. Proviamo a parlare per loro. E chi più alla TV, quindi certo. Tu sei un pochino più televisiva. Io ho una formazione, ecco, diciamo, una formazione di curriculum in realtà, poi non tanto di, però televisiva soprattutto, però in questi ultimi anni, soprattutto da quando ho avuto una bambina. Congratulazioni. Sono più a teatro. E tu invece, Gisella? Io ho sempre fatto più teatro, nel senso, dico sempre che è il mio sport, quello che mi piace fare, però devo ammettere che non disdegnerei fare anche più cinema. Ho fatto qualcosa al cinema, sempre cose molto piccine. Ho fatto all'inizio, quando ho iniziato a lavorare, ho lavorato per tanto tempo alla Nuova Squadra, ho fatto 2 stagioni quindi in TV. Diciamo che il teatro ha
È un luogo che mi appartiene in qualche modo, non so bene spiegare perché adesso brevemente, però il rapporto diretto con le persone per me è insostituibile, come dire, perché ogni sera gli spettacoli cambiano perché a seconda delle persone che ci sono, veramente lo spettacolo prende un respiro diverso, ma non è una, come dire, una Sì, sono, no, falsa magia è da vero, raccontare, non è è proprio vero. vero, cioè è un rito collettivo, è un rito, perciò il teatro non morirà mai. Finché ci sarà una nonna che racconta una favola al suo nipote, Sarà il teatro teatro. sarà vivo. E questa cosa mi emoziona, cioè mi emoziona nonostante le difficoltà, il fatto che nei periodi della storia il teatro ha avuto delle difficoltà anche proprio istituzionali, come adesso ha Certo. oggettivamente in questo paese. Però insomma mi accende ancora, ecco, tanto. Quindi diciamo che ho fatto principalmente questo e per fortuna dico anche forse, però non disdegnerei anche di provarmi in altre cose. Adesso ricomincio con uno spettacolo che ho fatto anche già l'anno scorso col Teatro Stabile di Genova e lo portiamo in giro in Italia che si chiama Les Prénoms, che è tratto da un film che era uscito un Ah, po' di anni fa certo. francese, di cui poi l'Archibugi ha fatto un remake Remake in italiano, italiano. però noi ci affidiamo molto al plot, diciamo, francese. E, insomma, funziona molto, degli ottimi colleghi. Ho sempre degli ottimi colleghi a teatro, sono Questa è una fortunatissima, cosa, questa infatti, è una che è gioia. importante dire. Infatti, Noi ci siamo ritrovate e ci siamo sì, ricercate. era una Questa è una delle fortuna. domande. Era una delle domande, perché dicevo lavorare quattro donne insieme, sai? Non sai che Sai che sfigate! succede? Sai? E poi, ma sai com'è? Quattro donne insieme, un povero regista, uomo lì in mezzo, come Bisognerebbe sono i chiedere ad rapporti? Alessandro questo. Come sono i rapporti? Cioè, quindi vi trovate benissimo tutte e quattro. Sì, abbiamo anche Cinque litigato con nell'arco Alessandro? della Mamma vita, mia! abbiamo anche, perché poi abbiamo fatto prima di questo spettacolo insieme le Beatrici, sempre di Sempre Stefano Benni, e bene. ci siamo conosciute in quell'occasione e poi l'abbiamo portato avanti per anni, cambiandolo, modificandolo anche con l'aiuto di Stefano nel caso di Beatrici. Litighiamo, poi facciamo pace, Sì. parliamo, ridiamo, facciamo Ci vuole come due amiche, grande insomma. intelligenza, Sì, diciamo, sicuramente. emotiva anche per sapersi gestire quando si è tutte donne, quando si è tutte Certo. attrici, quando comunque non ce n'è una che, come dire, prevalga sulle altre. E quindi per mantenere un clima equilibrato e soprattutto per mantenere. Io credo che il vero collante sia il fatto che noi ci stimiamo molto anche dal punto di vista proprio Personale, sì, lavorativo, personale, sì. cioè stimiamo il lavoro che fanno le altre in scena. Questo è tanto, sembra poco, ma quando uno apprezza tanto la professionalità dell'altro, alla fine è tanto. Cioè c'è una forma di onestà che in qualche modo fa eco anche in altre situazioni. Quando cominci a non stimarti più tanto in scena diventa brutto. E invece quella è una cosa che ci ha fatto superare anche Momenti tanti. più difficili. Alla Guarda, poi le difficoltà vengono tutte dall'esterno, perché insomma da fine sì, verissimo. dentro. Però una volta che comunque c'è un buon rapporto, Certo. secondo me, insomma, tra chi lavora insieme, io mi Cambia la immagino un qualità. ufficio con quattro donne e quindi sostanzialmente è la Ma stessa cosa da un certo punto di vista. io credo molto Questo è nella bello. solidarietà tra le donne, cioè credo che le donne quando poi stanno insieme in modo intelligente sono veramente potenti e fanno molta paura, purtroppo. Purtroppo, in Però è vero, perché realtà. siamo forti, cioè allo stesso tempo siamo empatiche, ma siamo anche molto forti, quindi e non siamo prepotenti, no? Non dobbiamo sempre dimostrare quanto ce l'abbiamo. Capisci, Che no? sì, certo che Quindi capisco. non Ce che l'abbiamo oppure non massimi ce che sono due l'abbiamo. donne che si girano con occhi È cattiviti. vero, vabbè, ma comunque è importante, insomma, che le donne abbiano anche questi ruoli, che prendano questo potere, come dici tu. Certo, Poi speriamo. Cosa è successo in insieme. America? Cosa sta succedendo in America a proposito? Ecco, dici. Infatti, è questo. Abbiamo già parlato un po' dei personaggi di Stefano e quindi. Però una domanda, voi vabbè, non è la prima esperienza che avete su un testo di Stefano Benni, quindi avete già, siete già entrate un po' nella concezione di questi personaggi bizzarri, eccetera, ma quanto può essere difficoltoso mettere in scena un personaggio come lo vorrebbe Stefano, renderlo? Questo è il vostro lavoro, ovviamente, quindi. Però, avendo letto molto di lui, cioè quindi comunque. Conoscendolo abbastanza come scrittore, eccetera,
personalmente, ma io non sono un'attrice, quindi dire, mi verrebbe da dire come farei a mettere in scena un personaggio come quello di Stefano. Questo è il vostro lavoro e quindi per voi è più semplice. Ma quanto si studia un personaggio del genere per essere interpretata, sai, adeguatamente, ecco, sostanzialmente? Che domande brutte, no, che vi fa? No, sono brutte, sono difficili, no, brutte. La verità è che si cerca sai, allora, si prova ad interpretare quello che lui scrive, chiaramente, no? Sai, forse pensare di riuscire a mettere in scena veramente la sua fantasia è un po' difficile, perché la sua fantasia è talmente vasta che sarebbe, vorrebbe significare restringerla, no? In un solo corpo. In qualche modo gli attori devono mettere in un corpo dei concetti universali e delle parole scritte in maniera universale, con una fantasia universale, e quindi in qualche modo stringere quella fantasia, perché filtrarla, la devono filtrare attraverso la propria esperienza, la propria emotività, la propria fantasia, il proprio, o quello che costruiscono al personaggio, no? E quindi secondo me è sempre un po' un lavoro di comunicazione, forse, no? Anche con l'autore. E cercare di capire cosa voleva raccontare, esatto, con quel personaggio. E provare a dare corpo a quel personaggio in funzione del racconto che quel personaggio porta alle persone, al pubblico. Si prova, ora bisognerebbe chiedere a Stefano se ci riusciamo o meno, sai. Secondo me si vince, tra virgolette, quando anche solo due persone del pubblico, si spera tutte, ma anche solo due, leggono qualcosa che li riguarda in quel personaggio e in quella storia, in quel racconto che l'autore ha fatto. Allora in quel caso si è fatto un buon servizio all'autore e un buon servizio come attori al pubblico. Insomma, questo è il nostro lavoro, poi niente di più. Esaustivissima, Gisella. Confermi. Poi bisogna sempre fare delle scelte, insomma, perché come dice lei, i personaggi scritti poi... lui è un autore principalmente di prosa, quindi comunque i suoi personaggi, come dice lei, hanno un respiro che ha a che fare con l'immaginazione anche di chi legge, che è sempre più spanata rispetto, cioè, all'immaginazione di chi guarda, perché hai un senso che ti costringe a vedere delle cose, mentre certo, quando sei lì la mente va. Però secondo me non si sbaglia mai quando con Stefano si spinge un po' il piede sull'acceleratore, perché lui è un personaggio, è una persona, però il suo mondo è un mondo sopra le righe, quindi comunque osare con lui non è mai sbagliato in qualche modo, no? Lui è veramente una persona che nella gente, negli umani vede gli animali, sì, ma lo sì, è veramente, no? Ti ricordi? Sì. Frequentarlo dice, quello è, cioè, subito dici, tu sei uno stambecco, tu sei una cosa, lei è una topina, lei è una cosa, cioè è così, lui è così, è questa cosa, che appunto, quindi il suo mondo è anche infantile, nel senso il suo universo è molto forte, immaginario, molto forte, quindi calcare non è mai troppo sbagliato come uno può immaginare, perché poi vedi che poi la verità delle cose arriva lo stesso, anche se tu vai sopra le righe. Anzi, arriva anche meglio, probabilmente. Ragazze, io vi lascio perché avete ancora un po' di cose da preparare. Sì, siamo forse siamo in scena. Questi in scena tra un po'. Vi ringrazio tantissimo per essere stati qui. Comunque ricordiamo Le Pecore Nere di Stefano Benni, la regia è di Alessandro Tedeschi, Valentina Chico, io adesso Gisella Sanis. Grazie. Elisa Marinoni. Bravissima. E Valentina Virando. Esatto, ore 21, Teatro Moderno Savignano sul Rubicone. Vi ringrazio tantissimo. Grazie. Siete state gentilissime. Grazie ragazze. Grazie. Ciao. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento per la rassegna teatrale 2016-2017 per il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone si terrà giovedì 17 novembre alle ore 21 con la formazione minima che metterà in scena G&G, omaggio a Giorgio Gaber. Grazie e buona serata a tutti.